si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione al GF. Era la settima edizione del reality e nonostante siano passati tanti anni nessuno ha dimenticato la Van Fiorentina, che è stata uno dei personaggi più indimenticabili che hanno varcato la famosa porta rossa della casa. Ma è presto balzata agli onori della cronaca rosa per il legame, finito da anni, con Daniele Interrante. L'ex Gefina e l'ex tronista di Wedi si sono sposati e dal loro amore è nata Chloe. Nata nel 2010, l'unica figlia di Gwendalina cresce a vista d'occhio e lei, che oltre a essere una influencer è una assidua frequentatrice dei salotti di Barbara D'Urso, è solita postare spesso foto che la ritraggono in compagnia di Chloe, che ormai è una signorina. Continua dopo la foto a guardare le ultime foto social. Chloe sembra assomigliare sempre di più al padre, ma la femminilità e lo stile li ha ereditati dalla sua mamma. È arrivata la mia mini me, ha scritto sotto a uno scatto recente Gwendalina. E i fan, ma da quando è così grande? Si è trasformata, grandissima, a me sembra più mini Daniele, sembrate sorelle. Continua dopo la foto, ma c'è un'altra novità dal suo Instagram, ha ritrovato l'amore. Dopo la fine della sua storia con il cestista Pietro Aradori, ha scelto un altro giocatore di basket nella sua vita. La 39enne è ora legata a Claudio Tommasini, 29 anni. Sul social i due si fanno vedere insieme, mano nella mano, ufficializzando di fatto la liaison che sembra già molto avanti. E infatti nelle sue IG Stories lei scrive, amore mio. Continua dopo foto e post, Claudio Tommasini è nato a Bologna il 2 aprile del 1991, dunque ha 10 anni meno di lei, ha giocato nel settore giovanile della Virtus Bologna continuando poi da senior con la maglia di Forlì nel 2009-2010. Claudio ha poi indossato nuove casacche di altre squadre ed ora è di nuovo a Rieti, nel team dove aveva già giocato nel 2017-2018. Gwenda non chiarisce come sia nato l'amore tra di loro, è probabile lo abbia conosciuto proprio grazie al suo ex.